Buongiorno amici, sono in viaggio, ma come sapete io sono pazzo di voi e essendo pazzo di voi mi piace ogni giorno comunque a iniziare la giornata con i nostri 5 minuti. I nostri 5 minuti che è una sorta di appuntamento quotidiano per ispirarci a vicende, di muoverci, perché è vero che io faccio questo per ispirarvi, ma è altrettanto vero che aiuta me, perché io uscite dal Grande Fratello, non so se fuori per lo stress o per quant'altro, mi sono un po' impesantita, mi sono sentita un po' ammorbidita, ho detto ma che cos'è? Lo so io, insomma, perché comunque anche volendo o non volendo, quando ti lanci il corpo in un ambiente che non conosce, va in un po' in protezionismo, questo produce troppo cortisolo e questo può comunque farti accumulare adipe e liquidi. E stress è uno stress che riduce il metabolismo e sto lavorando da un po' di mesi per risettare tutto questo sistema sul mio corpo. Così questi punto vita io ho già visto io in 10 giorni che è più sodo, più tonico. Così è vero che io faccio queste cose per voi, ma lo faccio anche per me e devo dire che sto già vedendo i miei primi risultati. Infatti ieri il regista qui a Casa Italia mi fa ti vedo più magra. Yes, sta funzionando. Ok, divarichiamo e cominciamo a fare da seduto un piegamento laterale, ok? Qui e scendo e qui. Posso anche non mettere il braccio indietro la testa. Siamo a 10 giorni su 21. Ah, vediamo se possiamo farvi un po' di cuoricini. Cuoricini. Vediamo se riesco a fare dei cuoricini. Cuoricini! Cuoricini! Mi dà cuoricini stamattina? Voi continuate, io sto provando di farvi i cuoricini dal mio cuoricini! Vediamo se me le dà oggi, perché non avendo un scudo dietro di me, non so se mi percepisce. Allora, cuoricini, vediamo. Dai! Ecco, ci siamo riusciti! Cuoricini! Ok, buongiorno. Ogni giorno abbiamo una scelta, oggi voglio parlare di cambiamento. Tante volte sento le persone che dicono è impossibile, è difficile, è stanco e non mi viene voglia e non c'è questo e non c'è quell'altro. Perché state continuando a fissare il problema, non state fissando la soluzione. Ogni volta che c'è un problema, io cerco immediatamente la soluzione, ok? Cioè prima devi cercare la soluzione e dopo devi seguire e magari fare la pulizia di quello che è stato rovinato o diciamo il problema creato. Ma la prima cosa devi fermare una voragine. Come si ferma una voragine? Azione, spostandovi, aiutando, postando, non postando, ma magari diciamo, voragine mi veniva che è molto, un po' molto difficile, ma mettendo un ponte. Così, l'unico modo per cambiare è iniziare. Cioè io non posso, cioè lo so che tante persone guardano questi video piacerebbero iniziare questi video, ma poi dicono da domani, non è da domani, è da oggi stesso. Da oggi devi iniziare, da oggi devi cominciare, da oggi devi provare e lo fai 5 minuti. Lo fai con me, è veramente facile, non faccio mai nulla di difficile con i 5 minuti e spesso e volentieri io sento le persone che anche questo dice, ma devo fare un riscaldamento? No, quello è, sto cercando una scusa per non farlo, ok? Ma devo mettere le scarpe? No! Vedi come sono? Sono scalza, sono al camera da letto in albergo, ti lo faccio vedere esattamente quello che devi fare ora, non fra 3 ore, non tra domani o 2 ore o 15 ore o quanto sia, sì, no? Ok, piega le gambe, croce quello sotto, tiro su e giù, side crunch, bello tranquillo, se riuscite a sfruttare il lato del letto per aiutarti a portare su le gambe e tira dentro la pancia mentre lo fai. Ok, la costanza è il miglior modo per continuare. Io vedo persone che quando vogliono cambiare si slanciano il primo giorno, sono perfetti. Ok, un'ora di sport, la dieta fatta alla regola dal nostro nutrizionista e tutto quanto, vanno a cena, gli altri stanno mangiando la pizza, le cose stanno là con 4 foglie di lattuga e il giorno dopo svuotano il frigorifero. Ok, noi non stiamo provando di perdere peso, noi stiamo provando di cambiare vita. E come si cambia vita? Si cambia vita provando di cambiare abitudini. È un'ottima abitudine, croce piede sotto. Un'ottima abitudine a fare poco ma tutti i giorni. Per esempio, io e mio marito
anche giorni che non siamo possibilità di allenarci, perché adesso andiamo in TV, andando in TV saremo in piedi tutto il giorno e poi dobbiamo prendere un treno. Che cosa faremo? Andiamo a fare una camminata 15 minuti, 20 minuti, ma non è per le 15 minuti, 20 minuti di allenamento per dimagrire, è per tenere una abitudine, l'abitudine di far muovere il corpo un po' al giorno, ottimo come risveglio muscolare, ottimo come risveglio cerebrale, ottimo come momento di condivisione con mio marito, ottimo per prendere quello che io chiamo green fitness, stare fuori, vedere un po' di luce, respirare un po' di ossigeno, prendere un po' di luce solare per i ritmi circadiani, fa tutto, tutto, tutto tanto bene, vai, ancora 4, ancora 3, ancora 2. Ancora uno, vai. Le cose importanti è di iniziare. Se non iniziamo mai, cioè, se, pensi se tu avessi cominciato un anno fa, destra e sinistra, ragazzi, destra e sinistra, se avessi iniziato 365 giorni fa a fare questi 5 minuti al giorno, dove saresti oggi? Saresti più magro, sicuramente, più tonico, sicuramente, più soddisfatto di te stesso, sicuramente. Io un giorno ho scritto: non ho mai visto una persona depressa dopo un allenamento, stanco, sfranto, sudato, distrutto, ma mai depresso. Io non, onestamente, non ho mai visto una persona depressa dopo un allenamento. E le persone lì mi hanno contrabbattuto: ah, ma sei depresso, mica ti alzi. Perché se non devi aspettare di avere la voglia di allenarti, ti alleni e ti viene la voglia. Io dico sempre che la parte più difficile di andare in palestra, no, la parte più difficile dell'allenamento è andare in palestra. Di solito c'hai una finestra di 5-10 minuti. Io e Alessandro ci stimoliamo a vicenda, perché se una delle due non va, gli diciamo all'altro: guarda, sbrigati, perché in 5 minuti mi siedo sul divano, non faccio più niente. E ci facciamo rapido, rapido, usciamo di casa anche quando non abbiamo voglia. Non devi seguire la voglia, devi seguire la disciplina. La disciplina è: volenti nolenti, faccio nei 5 minuti, volenti nolenti, faccio 15 minuti, volenti nolenti, faccio qualcosa per il mio corpo. Quello è la differenza. L'unico modo per farlo è iniziare anche contro voglia. Quello è il modo per diventare disciplinato. Quello è il modo per diventare sempre, sempre più bravo con te stesso, con il tuo sano stile di vita, e piano piano cambierai anche altre cose, magari l'alimentazione, sonno, eccetera. Però cominciamo con 5 minuti, quelle che ti do tutti i giorni. Grazie mille. Se vi piacciono, vediamo se riesco a darvi altri cuori. Mi raccomando, ogni giorno salvate questi video, falli le vostre foto e ci vedremo fra poco, meno di 11 giorni, perché siamo a metà strada della nostra live, del nostro challenge di punto vita, e vedremo dove arriviamo, ma la cosa importante è di cominciare a cambiare lo stile di vita. Buongiorno a tutti, vi voglio bene. Ciao dalla Gina.